Un minuto con Padre Pio nella cappellina interna del convento dei frati minori cappuccini di Sant'Anna per raccontarvi un episodio significativo che visse Padre Pio, pensate un po', in questo periodo, ma in un'altra città, a Roma. Vi abbiamo già raccontato che nel 1917 Padre Pio accompagnò a Roma la sorella che poi diventò Suor Pia dell'Addolorata al monastero delle Brigidine di Roma. Lì ci fu anche un incontro speciale con l'allora madre badessa, oggi santa, Santa Elisabetta Essenblad, che era la madre badessa delle Brigidine all'epoca. E in modo particolare, perché oggi raccontarvi di questo viaggio a Roma? Lo abbiamo fatto qualche giorno fa, ma proprio perché Padre Pio lo ricorda nelle sue lettere. E lo fa a distanza di mesi, a distanza di anni. Racconta un punto particolare di Roma che lui è andato a visitare. Lui, pensate un po', si recò al convento dei Domenicani, il convento di Santa Sabina, la chiesa di Santa Sabina, tanto conosciuta a Roma, per andare a visitare un albero significativo, è l'albero di San Domenico. E pensate un po', ecco cosa lui scrisse in una lettera ad una sua figlia spirituale. Ricordate quando nel maggio scorso fui a Roma? Qui vi è un albero che dice si essere stato piantato dal patriarca San Domenico. Ognuno per devozione lo va a vedere, lo accarezza per amore di chi lo piantò. Avendo io veduto in voi l'albero del desiderio della santità che Dio stesso ha piantato nelle anime vostre, l'amo teneramente e sento il piacere nel considerarlo più adesso che quando eravate qui. Quindi vi esorto a fare lo stesso e a dire insieme con me: Dio vi faccia crescere, o bell'albero piantato, divina semenza. E allora Padre Pio si rivolse così alla sua figlia spirituale, quasi un augurio che oggi possiamo fare anche a te che ci stai seguendo. Padre Pio scrisse: voglia Dio farvi produrre il vostro frutto a maturità e quando l'avrete prodotto, piaccia a Dio di preservarvi dal vento molesto, il quale fa cadere i frutti interi che poi le bestie indiscrete vanno a divorare.